Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e questo è il primo episodio di una sorta di serie che si chiamerà Mountain Blade Road to Bannerlord. Come immagino potreste sapere, prossimamente ci sarà l'uscita di Mountain Blade 2 Bannerlord. Ancora non abbiamo la data precisa, però dovrebbe essere per inizio metà 2017. L'hype sta già crescendo un sacco, sono molti anni che stanno lavorando su quel titolo. Forse, diciamolo molto incrociando le dita, ci sarà una collaborazione con Tailwords e ho deciso di portare un po' di video di Mountain Blade per preparare l'arrivo a Mountain Blade 2 Bannerlord, su cui se riesco farò dei video. In particolare oggi, per quanto riguarda uno speciale un po' horror per Halloween, siamo su una mod di Mountain Blade Warband che si chiama The Reckoning. È una mod horror, cioè non è horror in realtà, zombesca, un po' buggata a dirlo sinceramente, però ho detto, ehi! Uniamo Mountain Blade a speciale Halloween e facciamo Mountain Blade Zombie, no? Spero che vi possa piacere. Allora, ti svegli lentamente, stai pensando alla vita prima. Ok, svegliamoci. Ok, continua. Siamo in una macchina abbandonata. Prima eravamo un dottore. La vita era, bah, non male. Ci resta nostra figlia che è chiamata Jamie e noi siamo sesso maschile. Fammi uscire senza salvare. Ok, allora, come nome metterei sempre Mazzetezze. Forza, forse devo aumentare un po' la forza. A parte che tanto ci farò probabilmente solo un video perché non è che sia chissà che cosa come gioco. Mettiamo un po' così, un po' athletics, un po' inventory management, due così. Trade 2 Power Strike. Ok, one-handed. Ok, no, ma tanto non è particolarmente importante. Facciamo un character abbastanza standard e mettiamo una barba un po' più. La prepotenza. Sì, dai, così mi ci sta da sopravvissuto. Quello là mi piaceva. Anche. No, quello per. Scusa, posso. No. È tornato avanti. C'era uno. Non questo. Non questo. Non questo. No, forse è proprio questo. Sì, dai, facciamo così. Mi piace. Sa di sopravvissuto. Facciamo. Un po' panchettone. Dov'è? No. Sì, però fammi vedere un po' meglio la cresta. Ci sembra che abbia due capelli in testa, eh. Ci sembra tipo una criniera di cavallo. Cioè, guardate che brutto così. Oddio, vabbè. Vediamo l'altra cresta. No, l'altra cresta è meno folta ancora. Qui sembra che abbia della paglia in testa. Vabbè, comunque. Lo facciamo, sì, abbastanza giovane. Hair color. Neri, dai. Ma non ce l'ha neri. Ah, così però si vede brutta la texture della barba. Facciamo chiaro. Colore. Drape. Oddio, no, questo non doveva esistere tecnicamente. È una mod che ci volete fare. Sì, ha dei glitch strani, ma. No, ha dei glitch troppo strani. No, non lo voglio. Non lo voglio. Così, dai, ci sta, però lo voglio con il colore più scuro. Ma stranissimo però con questa barba, no, no. Così, dai, cattivissimo. Va bene.
Però non posso fare da... Ah no, aspetta, perché c'è un glitch strano, per cui bisogna cliccare in modo strano. Ok, allora, iniziamo in un posto dove ci sono... Noi siamo usciti da questa macchina qua e ci sono già degli zombie in giro. Allora, qua abbiamo una pistola con tot proiettili che però dobbiamo andare poi a ricomprare. E un martello. Credo che andrò di martello, anche perché i tizi non sono particolarmente svegli. E sono abbastanza facili da abbattere. Ok, allora uno è andato. Adesso andiamo a tirare giù anche l'altro. Ah no, ok. Ok, era un viaggiatore che ci ha portato alla sua cabina. Ah, apocalyptic view, press and key to change. Vibrant facciamo apocalyptic. No, ma non mi piace così, era meglio la default, dai. Tra l'altro, l'assurdo è che se parli agli zombie o se parli alle persone normali, ti dicono tutti la stessa cosa. Cioè, arrenditi, morirai per sempre, eccetera, eccetera. Tra l'altro qua sembra proprio un bordello, perché... Cioè, scusate se dico parolacce, ma ci sono delle donne in giro. Oddio, come si è glitchata! Dei bug stranissimi. Altre donne molto tettute, in pose strane. Uno che fa... Oh. What? No, è molto buggoso. E tra l'altro qua... Vabbè, due che amoreggiano con violenza. Pretty female. Oddio, il glitch, mannaggia, sei brutto. Oddio, no, preferivo che si abbracciassero. Vediamo se gira anche lui, cosa succede. Che schifo! Oddio, vabbè. Qua suonano invece. C'è uno che beve il niente. È un biker. Ci sono delle altre prostitute, non lo so. Parliamo con lui. Ok, allora, gli attacchi sono stati più frequenti. Non è più tornata sua figlia. Sì. Ci chiede se vogliamo andare ad aiutarlo per trovare sua figlia. Dobbiamo reclutare un po' di gente. La mappa è la stessa mappa di Mountain Blade, come potete vedere. Meno sembra in tutto e per tutto quella. Sì. L'unica cosa è che è girata al contrario, quindi di base ve la fa vedere così, ma tecnicamente dritta sarebbe dall'altro verso, ecco. Tipo così. Noi non mi ricordo... Ah, ecco, siamo qua, Camp Bastion. Proviamo ad andare qua. Avremo bisogno di uomini e provviste. Tra l'altro, aspettate, cosa che mi dice? Recluta 5 uomini, non so dove le troveremo, ma boh. Non abbiamo niente da mangiare, ma non possiamo andare a Camp Bastion a comprare del cibo. Nuvole bruttissime, tra l'altro. Ma una cosa volevo vedere, factions. Ci sono tutte le fazioni, cannibali, crater miners. Cioè, fatta bene, ma male. Cioè, ci sono un sacco di glitch grafici, quello è vero, però ci hanno lavorato molto sopra. Visitiamo il bar. Che è la taverna. No shooting, cutting, fighting or loud cussing allowed and absolutely no spitting on floor. Ok. Wow, ma è molto più vissuto di Mountain Blade qua. Cioè, guarda, c'è un sacco di gente, c'è un biliardo anche. Ci sono delle donne... Ma sono nude? E quasi. C'hanno le tette al vento, in pratica. Do you have a need for mercenaries, sir? Me and five of my mates are looking for a master. We'll join you for 2,000
182 rounds. Ok, ma non ho abbastanza soldi. Quindi direi che, oddio, i glitch grafici. Però possiamo assumere delle donne per dei soldi. E poi vogliono anche dirmi che non sono delle prostitute. Ma vabbè. Local traders, vorrei comprare del cibo visto che non abbiamo cibo. Ok, cosa abbiamo? Ah, dei proiettili. Rusting 9 mm. Qua hanno le stesse. No, hanno le stesse provviste di Mountain Blade. Sembra di sì. Noi siamo qua. Che città sarebbe qua? Scusate un attimo. Camp Bastion qua sarebbe. No, no, è posizionata in modo diverso. Credo che non ci sia nulla qua su Mountain Blade. Anche pensando alla mappa girata al contrario. Local traders, goods. Quindi credo che abbiano lavorato anche su questo discorso qua. Però so che è tutto abbastanza caro qua. No, i cavoli non costano tantissimo. Cavoli, ottimo. Ok. E facciamo che andarcene. Proverei allora ad andare a Oakland Forest. Quelli che sono i villaggi, qua troveremo invece. Ah, dice di andare. Cioè, consiglia di andare alle navi. Quindi andiamo a vedere le navi. A sud, qua è sud, no, qua è nord tra l'altro. No, 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 aspetta un attimo. Mi diceva di andare a vedere a sud, perché dice on south. Però non vedo delle navi qua. Farm, no, forse intendeva la. Oh, aspetta, no, qua cosa dice? Beached Cruise Liner. You can trade them for men by talking to the town leader. Ah, ok. Ok, qua c'è la grafica glitchatissima. Search for supplies. Have a look around to the site. Questo l'avevo provato. Allora, in pratica ci spawna dentro questa zona qua, che tra l'altro sono fatte molto bene le grafiche. Cioè, seppure sono glitchate, seppur siano glitchate, sono fatte stra bene. Qua sono tantissimi, oddio. Sono tantissimi. E bisogna in pratica cercare delle provviste. Di solito sembrano tipo delle cassette della frutta o cose così. È andata. Sono tantissimi. Sono abbastanza facili da seccare, però. Però sono tantissimi. Tra l'altro, ogni tanto. Oddio, gli ho fatto esplodere la testa, tipo. Ogni tanto illudono perché cadono per terra e tu credi che siano morti, ma in realtà non sono morti. Non ho neanche la più pallida idea di quanta vita possa avere, perché non viene indicata. Ma spero di non morirci. Siamo saliti a livello 2, yeah! Mi ha parato tra l'altro con un suono metallico di spada che blocca altra spada, ma. Che ci volete fare? Tutta roba fatta a gratis, quindi. Ok, l'ho colpita tipo i piedi ed è morta. Ma va bene, ci sono altre tettute qua che vogliono che cercano guai. Ottimo, allora queste dovrebbero essere le risorse, vero? No, cos'è che devo premere? Forse H? Sì. Ok, ho preso 6 risorse. Tra l'altro mi sembra che ci fosse anche un bug per la cosa delle risorse, perché se tipo. Ecco, se continui a premere appaiono delle casse. Cioè ti dice che hai già preso le risorse, ma guardate quante casse. Cioè, spawnano casse a gratis, tipo. E niente, qua è finito perché le risorse le abbiamo prese. Ah, lol, quindi.
Era finta, cioè non è trasparente la nave. Ok, tra l'altro esplode questo. Dubito, ma no, infatti. Ok, quindi abbiamo ottenuto delle risorse. Ci dice di andare a scambiarle per degli uomini a Camp Bastion. Inventory, quante riviste abbiamo? Cioè, riviste, risorse. 2, 4, 6. Che tra l'altro le mostra come il grano. Ha la stessa texture del grano, un po' scurita in realtà, ma. Spero che non ci blocchino degli zombie per strada. Perché ci sono anche degli zombie che gironzolano. Allora, gli headquarters. Mi pare che qua che trovo il capovillaggio. Allora, Lord Castor of Veluca, Anna Jones e il luogotenente. Chi è Anna Jones? Sono mazzatesse. Posso sposarmi anche? No, è sposata con il luogotenente colonnello Harris. Ma dai! È brutto. No, è più vero di noi. Ok, un vassallo degli Stati Uniti. Queste sono un po' strane, però. Ciao, sono il King. Il re dei. Ah, il vero re. Questo qua è un pretendente al trono dei Rodox. Oddio, Castro di Veluca. Non hanno sostituito Rodox con. Sono curioso di vedere qua. Ah, no, non c'è un Kaiser. Credo che le texture siano. Hanno preso quelle dei castelli di Mountain Blade. Esplora l'accampamento, forse qua troviamo il. Cos'è successo? Sento dei suoni strani. Sì, infatti mi si è crashato tutto, sembra. Sì. Sì, vediamo se riesco a. Chiuderlo in qualche modo, Alt F4, Ctrl Alt Canc. Più che altro per non perdere la registrazione, sai? Mi scoccerebbe un pochetto. Ah, stanno apparendo delle cose. Facciamo che chiudere tutte le finestre? Succede qualcosa? Ok, era apparsa una cosa per un istante, ma è sparito via tutto adesso. E niente, vabbè. Questa era una prova per Mountain Blade speciale Halloween. Magari caricherò un secondo episodio di questo. E comunque pubblicherò altri episodi per la Road to Bannerlord. E io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi qua sotto e lasciare un commento qua sotto. Cioè, iscrivervi, potete iscrivere anche là sotto. Cioè, iscrivetevi. Iscrivete, fate adesso. Yeah. E ci vediamo nel prossimo video. Buona giornata a tutti. Ciao.